Uomo brutto, comunque volevo farvi vedere una cosa, non ce la fa ragazzi, non ce la fa, non ce la fa, vorrei capire no, le tue difficoltà, perché c'è la bottiglia di plastica, non c'è ancora acqua, c'è il contenitore della plastica sotto al lavandino. L'hai bevuta te? C'è ancora un Ma non ho bevuto, ho bevuto solo il caffè stamattina. C'è un goccino, ogni mattina io mi alzo e trovo la bottiglia del latte di Angelica. Sì, corri più veloce della gazzella. Omar, ma la stai rimettendo lì, vedi che non sei normale. Ma ogni mattina corro più veloce della gazzella, il leone. No, non ce la può. Dov'è il pezzo di qua? Cos'è il pezzo di l'allarme. Qua? Non c'è più l'allarme. Che ne so io? Senti, cosa vuoi? Quattro che stai battendo. Sono agitata. Ma stanno andando all'asilo, non devo andare in guerra. Sono agitata. Ma soprattutto te ne vai tu a lavorare. Finalmente è lunedì, ragazzi. Ragazzi, buongiorno. Omar è appena uscito per andare a lavoro, finalmente. Non sopportavo più. Stamattina mi sono svegliata prestissimo alle 5 perché ero troppo emozionata, sono troppo emozionata perché appunto oggi sarà il primo giorno di nido di Angelica e Carolina e sono veramente emozionata che poi appunto inizieremo con l'inserimento, quindi in realtà io oggi vado, saremo lì all'asilo un'ora, io rimarrò praticamente all'ingresso ma sarò visibile a lei. E lei andrà con la maestra a giocare con gli altri bimbi. Siamo lì un'ora, dalle 9:30 alle 10:30 e poi appunto andiamo via. Faccio il pagamento dell'iscrizione e nulla, poi appunto in base a come andrà oggi le maestre mi diranno come procedere con l'inserimento. Se ci sono dei problemi, magari dobbiamo un attimino rallentare. Vediamo un po', sono emozionata, non so come mai, cioè nel senso mi sento un po' come quando io andavo a scuola e a settembre ricominciava la scuola, quindi c'erano tante novità, magari nuovi insegnanti, rivedevo tutti i miei amici, i miei compagni, sono emozionatissima veramente. Allora adesso sono le 7:20 e la lascio dormire, tanto appunto fino alle 9:30 ce n'è di tempo. Io praticamente sono già pronta, già lavata, vestita, pettinata e sono qua con le mani in mano. Non riuscivo più a stare nel letto, vi giuro. Sono sveglia dalle 5, ma mi sono alzata intorno alle 6 e qualcosa e mi sono detta vado in bagno, faccio tutto con calma, mentre vado per mettere il piede giù dal letto si alza Omar e corre in bagno. Così ho dovuto aspettare, vabbè. Dobbiamo assolutamente mettere in funzione il secondo bagno perché ragazzi adesso con gli orari ci alziamo più o meno nello stesso periodo, quindi nello stesso momento. E niente, sono proprio tanto tanto emozionata veramente. Oh, tutte le mattine io cerco di far piano e lei si sveglia puntuale, presto. Stamattina che sto facendo rumore, continua a dormire. Abbiamo la serranda su, che lei di solito vuole tutto buio. Adesso sto parlando e sta continuando a dormire. Cosa mai successa? Piccolina. Amore. Angie. Dobbiamo andare, dai, che oggi abbiamo tante belle cose da fare, ci sono tanti bimbi, buongiorno, no, buongiorno un cavolo, amore, dai, Angelica, Angelica, dai, buongiorno amore mio, eccola, buongiorno, ciao.
l'asilo di Angelica. Oh, che faccia, ragazzi! Ho già preparato i vestitini. Amore mio! Mica tanto. Dai, adesso ti metto sul divano, intanto ti cambio. Amore mio. Oggi ci aspettano tante cose belle. Tante cose belle. Dai, i tuoi pupazzi. Adesso mamma te lo prende il pupazzetto. Bene, zie, noi siamo pronte. Noi siamo pronte per andare a scuola. Dobbiamo solo più mettere le scarpine. Vero, amore? Eh? Cosa fai? Ti metti lo zainetto? Hai visto che bello questo zainetto? Ti piace? Allora, sei un pochino più contenta? Eh? Abbiamo la mollettina, che bel gioco. Papà. Eh sì. Allora, salite in macchina. Oggi siete in basso perché si è rotto il mio supporto. Sto usando quello di Omar, quindi inquadratura del doppiamento. Noi siamo in partenza da casa. Niente, incrociamo le dita, non è iniziata proprio splendidamente, è un po' così perché l'ho svegliata, però speriamo che migliori. Adesso andiamo, non ha voluto far colazione e nel caso poi tanto usciamo alle 10:30, la porto poi al bar a mangiare la bruscina. Ci vediamo dopo. Bulletta? Bulletta? Inutile che fai finta di niente. Sei pronta? Sei pronta? Sì, eh? Vediamo adesso che le maestre si licenziano. Andiamo! Sì! Che bisbetica con quei codini che sei. Andiamo, dai amore. È arrivato il momento. Sì! Tac, tac, tac. Cosa hai detto? Oh, adesso sei felice? Eh? Sei felice? Bene. Ah, ho capito. Andiamo. Sì, fiorellini. Dai, andiamo, amore. Va bene, prendi il fiorellino. Bello il fiorellino. Andiamo, su. E siamo arrivati. Sì? Ragazzi, questa bimba è stata bravissima. Adesso siamo usciti e andiamo al bar, vero? A prendere la bruscina, anche se in realtà ha già fatto una piccola merenda. Però stamattina non ha fatto colazione, quindi proviamo a darle una bruscina, perché le hanno dato dei cracker. Comunque è stata veramente brava. È entrata mentre parlavo con la maestra, ha fatto che entrare da sola. Non si è minimamente, vero, ricordata di me. È andata a giocare, giocava con tutti i suoi i giochini che c'erano lì. Era molto curiosa. Le maestre mi hanno chiesto una chiacchierona, vero? Direi di sì, direi di sì. Adesso è un po' stanca perché si è alzata presto questa mattina. Lei non è tanto abituata, vero? Non si è fermata un attimo con i giochi. Adesso domani ritorniamo, ovviamente. Allora, ci siamo dati appuntamento con i nonni, vero? Ha perso un codino, mamma mia. E siamo venuti da Viridea. Andiamo a fare un giretto perché è veramente tantissimo che non veniamo più qua. E niente, io avrei bisogno di un caffè, ma non importa, va bene così. Angelica! Give me a reason to get out of bed. I need a minute to think, or maybe two. 'Cause yesterday I lost control and said some things I felt that you should know. I need a day to clear my mind. Ragazzi, buonasera, finalmente riusciamo a sentirci.
Allora, ve l'avevo detto, no, che oggi sarebbe stata una giornata molto importante. Aspettate, devo fare un po' di manovre per uscire dal parcheggio, perché qua mi hanno leggermente chiuso. Allora, oggi c'è stato anche il compleanno della mia nonna, quindi abbiamo festeggiato. Allora, dicevo, c'era un po' di traffico. Sono le 7:15, ragazzi, stiamo tornando a casa, io sono distrutta, sono sveglia dalle 5 di questa mattina, però abbiamo passato un bel pomeriggio perché poi è rientrato anche Omar da lavoro, che adesso sta arrivando con il furgone, perché come sapete lui è al mezzo del lavoro. E niente, adesso ci avviamo ad andare a casa. Ho compilato alcuni documenti che mi sono stati richiesti per il nido, che non avevo fatto, e niente, pensate che mi viene da ridere perché ne ho combinata una delle mie, nel senso che siamo andati dai miei genitori a festeggiare, sono venuti anche i miei nonni e la mia nonna, una cagnolina che, se vi ricordate, compariva spesso nei primi video e se la porta sempre dietro, non la lascia mai da sola a casa, anche se sono sullo stesso piano, però appunto se l'è portata a casa dei miei genitori. E praticamente cosa è successo? È successo che si è messa a prendere la carta con cui Angelica giocava, i tovaglioli, quelle cose lì, l'ha fatta in mille pezzi. L'ha fatta sì in mille pezzi, il problema è che io non me ne sono accorta, che poi Angelica, per carità, ci ha fuso. E ne ho pensato un pezzo e mi è rimasto attaccato sotto la scarpa, quindi praticamente me ne sono andata in giro con la carta sotto la scarpa, e sembrava tipo, non lo so, che fosse stato il gabinetto e quella fosse carta igienica, in realtà erano dei tovaglioli. Comunque, allora, come sentite, ci sono le canzoncine per tenere Angelica buona, anche se devo dire la verità, oggi è stata veramente bravissima, proprio bravissima. Ve l'ho detto, stamattina è andata molto bene. E adesso domani la devo riportare, starà 45 minuti senza di me, io devo andare via e devo però rimanere nei paraggi. E basta, adesso andiamo a casa, poi vi continuo a raccontare dopo, perché con la musica sottofondo è un po' fastidioso. Ragazzi, buonasera, morta distrutta sul divano, abbiamo appena finito di cenare, adesso io mi sono messa qua con Angelica a guardare un po' di cartoni, perché poi andiamo a prepararci per la nanna. Vero? E comunque ho detto a Omar, mettile il film del Grinch, perché l'altro giorno con me l'ha guardato e le è piaciuto. E lui mi ha detto, no, non lo metto il Grinch perché ha paura. E ho detto, ma come ha paura? Cioè, con me l'ha guardato senza problemi. E lui mi ha risposto, perché è tutto brutto e peloso. Però me l'ha servito su un piatto d'argento, cioè... Ho risposto, anche tu Omar sei brutto e peloso, eppure Angelica ti amo tanto, questa mia patatina è proprio stancarella, oggi l'asilo l'ha stecchita, ragazzi, secondo me tutte queste emozioni che ha vissuto l'hanno un po' stancata. Infatti sono successe delle cose che non sono mai capitate nella vita di Angelica, ovvero a pranzo ha mangiato tantissimo, si è mangiata un piattone intero, ma veramente un piattone intero, vi giuro, di pasta con il pomodoro fresco. Infatti ho detto, ma cioè, avevo paura a continuare a dargliene di pasta, perché avevo paura che stesse male, non ha mai mangiato così tanto. Poi ha mangiato la purea, non so come la chiamate voi, e poi si è mangiata anche metà robiola. Cioè, Angelica non ha mai mangiato niente, ragazzi. Cioè, sì, ci sono stati momenti dove mangiava di più, ma mangiava addirittura tutto il primo, il formaggio, il secondo, cioè mai successo. E poi ha dormito tantissimo oggi pomeriggio, 2 ore e mezza. Comunque stamattina, appunto, come vi ho accennato, è andata molto bene, nel senso che non ha avuto problemi a integrarsi, anzi girava proprio tranquillamente come se fosse sempre stata lì. Invece noi ci siamo andati mesi e mesi fa a maggio ed era molto piccola rispetto adesso,
per fare l'iscrizione, però lei non è mai entrata lì da sola, era in braccio a me quando le maestre mi hanno fatto vedere l'asilo. E si girava, si spostava, prendeva i giochini, cioè a me ho pianto perché è stata un'emozione pazzesca vederla per la prima volta in un ambiente che non è casa sua, con persone sconosciute, ma lei ha avuto una capacità di integrazione mostruosa. Pensate che la maestra mi stava parlando, lei ha aperto il cancelletto, la maestra intendo, e Angelica ha spinto il cancelletto per entrare, ed è entrata a prendersi i giochi, e la maestra si è messa a ridere. Allora poi si è messa un po' vicino a lei per aiutare ad ambientarsi. A un certo punto, ma dopo neanche un minuto, sento che lei dice alla maestra ciao ciao e se n'è andata verso l'altra parte dell'asilo. Infatti la maestra si è messa nuovamente a ridere. E poi niente, comunque, cioè prendeva tutti i giochini. A un certo punto c'erano dei carrelli come quello che ha lei, che usava e usa ancora adesso nonostante abbia imparato a camminare, come gioco, vedete, quello lì. E ha iniziato a correre per tutto il nido facendo tipo, che ne so, il bimbo di mamma ho perso l'aereo, ma era contenta, era un urlo di felicità, non un pianto. E le maestre che ridevano, ridevano perché era strano, no, vederla così. Però oggi è andata bene, è probabile che nei prossimi giorni ci sia qualche crisi in più, però vabbè, da domani la porterò, la lascerò lì per 45 minuti, però devo rimanere nei paraggi. E andiamo via via a scalare. Comunque dopo averla vista oggi abbiamo deciso, già anche con Omar, ma ne abbiamo già parlato ieri sera, di farle fare 3 giorni a settimana anziché 2, perché lei sta proprio bene lì, cioè sta proprio bene a casa, confronto la bimba e si annoia, perché io non ho la possibilità, lavorando, di stare costantemente dietro. Lì ci sono tanti bimbi, ci sono le maestre, fanno continuamente attività, è tutta un'altra cosa. Perché non va tutti i giorni? Perché io lo chiamo asilo nido, in realtà ragazzi è un baby parking, perché non ce la posso, nessun asilo nido di tutta la zona, e quindi alla fine ho trovato questo baby parking che è vicino a dove lavora Omar, e le maestre sono bravissime, veramente bravissime. Com'è andata l'asilo? E se domani ritorniamo? Stavo dicendo, sono bravissime, proprio acqua e sapone, poi si rotolano con i bimbi, infatti non erano vestite eleganti ovviamente, avevano i leggings, avevano la maglia sportiva e giocavano con i bimbi, proprio li seguono tanto. Ci sono bimbi di varie età, dai 13 mesi fino a 6 anni, però al mattino mi hanno detto che i bimbi di 5-6 anni solitamente non ci sono. E c'era soltanto una bimba più piccola di lei, per il resto lei era la più piccolina, però nonostante ciò si è integrata veramente molto bene. Per adesso sono tranquilla e stanotte dormirò sonni tranquilli, sicuro. Se n'è andata. Cosa stai combinando? Angelica, giusto, altra cosa che si aggiunge all'elenco delle cose che devo fare stasera: ritirare, mettere a posto tutti i giochini di questa monellaccia. Ah, vuoi entrare dentro la macchinina? Ma era affollata. Ho capito. Ho capito. Guarda. Che roba, oh. Vuoi guidare? Che bello. Oh. Aspetta che te l'accendo però. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Eh sì, te la chiudo. Aspetta. Ah, te la sei chiusa da sola. Brava. Aspetta che te la vengo a accendere però. Amore mio, ma non sei stanca? Io sì, tanto. Ma poi cos'è questa cosa che... Devo ancora passare tutta la stiropolvere. E devo aspettare la lavatrice che finisce di lavare fra 2 ore. Tata. Sì, Shrek. Che bello. Mi fai passare l'aspirapolvere e tu vai a spasso con Shrek? Aia, mi chiede e non correre! Sei troppo attiva per questo orario tu. Ragazzi, ho finito di sistemare la cucina e niente, ho preparato già i vestitini per Angelica domani mattina. Adesso devo praticamente
mettere a posto ancora i suoi giochini, passare l'aspirapolvere e aspettare che finisca la lavatrice, perché devo assolutamente stendere questa sera. E niente, non sono riuscita ovviamente ad attaccarla prima perché stamattina non ho fatto in tempo. E niente, allora giovedì abbiamo una festa di compleanno della mia amica con la sua bimba. Venerdì abbiamo una cena importante. È stata fatta a Omar una proposta importante, lavorativa, che se andasse in porto ci cambierebbe tantissimo la vita, ci risolverebbe tantissimi pensieri, ecco, non problemi, pensieri. Io sapete che non sono scaramantica, nel senso che ho sempre detto tutto, vi ho sempre parlato di tutto, sia quando ero incinta, ancora prima di entrare nei famosi 3 mesi, quando abbiamo comprato casa, stavamo cercando casa, vi ho proprio raccontato tutto passo passo. E questa volta ne parlo, però insomma, vabbè, non entro nel dettaglio perché dobbiamo comunque conoscerli bene anche noi i dettagli. Però mi sento veramente, cioè, sarebbe troppo bello per essere vero. Sarà che io sono pessimista, vabbè, però sarebbe veramente troppo bello. Non ci faccio più di tanto affidamento. Certo è che se così fosse, cosa che ripeto secondo me è impossibile, se è veramente così come è stata esposta la questione, la cosa, non la questione, io continuerei a lavorare, nel senso che non lascerei mai il mio lavoro, perché sapete cosa penso? Penso che sia molto importante avere una propria indipendenza economica, perché comunque nella vita non si può mai sapere. Non è per essere pessimisti, però è la verità, perché un matrimonio può finire per centinaia di motivi. Può accadere un evento che comunque ti stravolge la vita, come la perdita del tuo compagno, di tuo marito, per malattia, per qualunque motivo. E comunque secondo me è importante, lo dico perché ci sono tante ragazzine che mi guardano, che mi seguono, lo so perché ne ho incontrate parecchie quest'estate al mare. Cercate, se possibile, per quanto sia possibile nel nostro paese, di avere una mentalità che consiste nell'essere indipendenti economicamente. Dei soldini in più in famiglia non fanno mai male. E poi non si sa mai nella vita, veramente. È una sicurezza in più. Magari non è un lavoro redditizio, non è un lavoro che comunque, insomma, desiderate, nel senso che non vi piace, però comunque io penso che quando una donna è indipendente vuol dire tanto. È vero che comunque si fa tanta fatica, soprattutto se si hanno dei figli. Io arrivo alla fine di queste giornate che sono veramente stanca. Oggi il vlog è andato un po' più per le lunghe, di solito lo chiudo prima. Oggi però appunto con il nido di Angelica sono stata un po' occupata anche con la festa di compleanno di mia nonna e quindi non sono riuscita a finirlo prima. Però vi posso dire che le mie serate sono tutte così, le mie giornate sono tutte così. Arrivare a casa la sera tardi, perché comunque oggi io ho lavorato al di là della festa, ho anche lavorato anche se solitamente lunedì non lavoro perché l'attività è chiusa, però ci sono giorni in cui devo lavorare anche di lunedì e insomma, cioè, ci sono giornate dove tu arrivi a casa distrutta, però comunque hai ancora tanto da fare, da sbrigare in casa, però ragazzi, è importante essere indipendenti, non dipendete mai economicamente da nessuno, perché essere indipendenti economicamente equivale ad avere la libertà in mano. I casi della vita sono tantissimi, può, come ho detto, succedere di tutto, però il fatto di avere un lavoro, di essere tranquilli economicamente vuol dire proprio tanto. Cercate sempre di camminare da sole.
finisco le ultime faccende e poi finalmente vado a nanna anch'io. Vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!